Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo su SnowRunner, continuiamo questa avventura qua, questa carriera. Sono ancora nel Michigan, quindi è la prima mappa, non la prima mappa, il primo stato. Comunque sì, ancora qua ce n'è missioni da fare. Pian pianino sto cercando di andare avanti perché ancora qua di ASCII forwarding ho un bel po' di missioni da fare. Adesso sto facendo quella che si chiama l'essenziale. Se vi ricordate, nel precedente episodio sono riuscita a consegnare mattoni e assi di legno. Adesso devo andare a prendere il carburante qua alla stazione di rifornimento, per poi andarlo comunque a consegnare, in fattoria. Quindi devo ritornare. Andiamo a completare questa missioncina. Ah, devo togliere il freno a mano, se no non si muove. Mi sono già fatta la strada per non perdere tempo lì con la mappa. Pian pianino andiamo. Allora, meglio mettere la VD, che qua c'è da attraversare un po' di acqua. Non è che il mio camion sia il meglio del meglio. Pian pianino. Piano piano. Ok, il peggio è passato. Oddio, che impennata, tra un po' si stende qua, si mette su un fianco il camion, ci è mancato poco. Tranquillini, andiamo a completare anche questa. Allora, vediamo un po', la strada è di là. Quindi devo riuscire a passare. Mi piacerebbe prendere un camion che mi hanno fatto prendere la scorsa settimana in live nell'altra partita, quella che porto appunto nel mio canale Viola, dove gioco con i miei sub. E mi hanno fatto prendere un camion che devo dire non si ferma mai, si prende Russia e costa poco più di 93.000. Vorrei prenderlo se ho i soldi, devo vedere. Dopo che avrò terminato questa missione, voglio vedere se riesco. Faccio una cappatina in Russia e vediamo se riesco a prenderlo. E me lo porto qua. Oh, vai piano. Che strada disastrata. Ma perché stai andando così piano? Ma camminiamo un po' in bilico. Questo camion non ne vuole più. Eccolo, bella botta. Non so perché. No, questo lasciamo stare. Si è affezionato all'albero. Oddio. Su due ruote fra un po' vado. Che disastro, che disastro. Cosa ho preso? Credo che c'era un ceppo, non l'ho visto, esatto. L'ho preso per bene questo ceppo. Allora, vediamo se ne riesco ad uscire in qualche modo. L'ho preso proprio bene sto ceppo.
Allora, vediamo di aiutarci con una spintarella all'indietro. Dai, spingi, spingi. Devo riuscire a farlo girare però, aspettate, eh. Vediamo se togli la scritta, magari riesco a vedere dove agganciare. Mi devo disincastrare. Ok, vediamo se riesco a spostarmi di lato. Così. Ok, mi sono liberata. L'importante è quello. L'ho preso in pieno proprio. Non l'ho visto. Ho fatto un po' di danno al motore. La ruota di scorta l'ho già utilizzata, quindi me lo tengo così, fa niente. È il bello che questa strada la devo rifare. La devo rifare per la consegna. Dai, che ce l'hai fatta, su. Dove mi dice di andare? Che mi fa? Ah no, sì. Entro di qua, sì. Vado direttamente alla zona di carico. Ok. Carburante. Credo sia. No, autocarica 1 e 2. Me l'ha messo anche lì, ma quello io non ho la gru. Dato che ci sono, faccio anche benzina. A posto. Speriamo bene perché devo rifare la stessa strada. Non capisco perché c'è questa cosa che si butta giù da un lato sto camion. Devo riattraversare tutta quanta la strada. Piano. Almeno è giorno e si vede. No, riprendiamo il ceppo che ci è già bastato prima. Quindi devo passare di là. Oddio. Sto facendo un po' di danno, lo so. Ma ne sto uscendo pian pianino. Ecco. Ok. Allora, mica me la ricordo tutta la strada, eh. Chiamiamola strada poi. Col fango che c'è. Allora, un attimo che mi devo ricordare se devo andare dritta. Sì, poi
posso ancora. Eh beh, è tutta dritta la strada. Tutta dritta. Se non mi ribalto prima. Mamma mia, terribile. Questo fango. Non mi piace, c'è troppo fango. Rallenta di brutto. Ok, quasi va meglio. Però adesso qua c'è di nuovo l'acqua. Acqua e fango, che meraviglia. Il mix perfetto per impantanarsi. Allora, devo comunque andare di qua. Dai su. Ci siamo quasi più o meno. Penso di essere a metà strada, forse anche meno. Di favore, non si fermi. Eppure qui. Potrebbe evitare di fare un altro giro, ma comunque di qua si riesce a passare, l'ho già fatto altre volte. L'ultimo tratto. Ok. Abbiamo fatta un pochino di fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Consegniamo. Stoppi. Olè, 4.100 dollari, 440 punti di esperienza. A posto. Questo è fatto. Vediamo, no, allora devo recuperare intanto. Recuperiamo. Perfetto, io quanti soldi ho? 49.650. Mantieni, deposito camion. Ah, però se io vendo questo, posso riuscire a prendere il camion che vi dicevo, che poi questo non è malaccio malaccio, però so che l'altro mi faciliterà molto le cose per le missioni anche in questa mappa. Quindi allora fatemi togliere un dubbio. Mappa globale. Ok, voglio andare qui, voglio entrare nel garage. Perché devo guardare se ho anche il livello per poterlo comprare quel camion.
Allora, negozio camion, andiamo a vedere. Io devo prendere il 64131, questo qui, 93.000. A parte, ok, non ho i soldi al momento, però lo posso comprare. Quindi, perché ce ne sono due, ma mi hanno fatto prendere. Vediamo, 6431. C'è anche questo. Questo lo posso prendere, non mi chiede livello alto. So che questo è molto molto buono. Ha una capienza di 350 litri di carburante e so che consuma pochissimo. Quindi facciamo una cosina. Indietro, deposito camion, vendiamo questo, mi dispiace un po', però lo devo vendere. Lo vendiamo. Ok, ancora devo sbloccare la Hammer, vabbè, fa niente, andiamo a comprare il camion che ci serve. Allora, questo qua 6431 93.800. Acquista! Yeee! Questo camion mi faciliterà tutto! Cambio sospensioni, poi andiamo a vedere cosa possiamo mettere. Come niente, come gomme dobbiamo lasciare queste, quindi su strada buone, fuori strada buone, fango medie. Spero presto di sbloccare quelle da fango. Speriamo. Allora, ci sono anche incatenate, ma quelle ancora non ce le ho. Traino medio standard, ruota di scorta c'è. La presa d'aria c'è, quella standard, ma non so se faccia una qualche differenza. Perché non me la fa comprare? Boh, non me la fa comprare, pure i soldi ce li ho. Ma l'ho comprato il camion che mi dà ancora. Ah no, ho fatto anteprima, non acquista. Ecco perché. Acquista e schiera. Allora no, per adesso acquistiamo e basta. Indietro. Quindi questo. Ah no, lo devo schierare per... Come cavolo lo... Schiera, indietro, personalizza. Oh, abbiamo detto. Tutto può rimanere com'è perché appunto le altre cose le devo sbloccare. Solo la presa d'aria acquistiamo. Poi, componente del telaio. A me per adesso mi serve il pianale. E lo prendiamo, poi vediamo lato anteriore. Ah, aspettate, aspettate, questo ce lo metto. Il parafango c'è, paraurti. Sì, questo lo mettiamo perché ci serve. Poi abbiamo climatizzatore a cabina, luci di posizione piccole. Clacson gemello, no, va bene le luci, magari. Scarico a trapezio, abbiamo detto di sì. Cerchi, beh, poco cambia. Posso tenere quelli che ci sono, non mi pare sia granché. Vediamo i colori invece. Le combinazioni, ci sono le combinazioni di colori. Che carino quello rosso, anche verde. E anche questo mi piace. Rosa, poi è troppo rosa, non si guarda. No, prendiamo lo blu, mi piace. Così, così. Poi altro, cosa c'è? Pupazzetti, ma dai. Peccato, non posso mettere quello là, tipo Halloween che ci stava. Vabbè, mettiamo la donnina qui. Ok, carina.
ci sono anche gli accessori. Ah, gli accessori è il ciondolo, la carta da poker, l'asso, quindi asso di fiori, lo chiamano asso di denari, vabbè, asso di quadri, asso di cuori, asso di picche, sì, asso di picche, a me piace. Mi piace! Adesivi. Abbiamo gli adesivi. Traini tu o traino io? Libero come un fringuello. Accendi il mio fuoco. La tua avventura. Tante scuse. Il club dei fuoristrada. Parcheggia dove voglio io. A modo tuo. Allora, cosa mettiamo? Questo mi piace, dai. Traini tu o traino io? Applica adesivo. Ah, possiamo metterne di più. Questo mi piace. Oh, qua si possono mettere un sacco di robe. È più carino questo. Poi vabbè, allora li acquistiamo tanto per fare le cose. Qui ce ne va un altro, nessun problema. Ok, come no. Sono finiti gli slot? No, non sono finiti, c'è un altro slot. La tua avventura, tante scuse. Mettiamo il club dei fuoristrada, via. Ok, a posto. Abbiamo anche abbellito un po' il camion, quindi mantieni e torniamo nel Michigan. Michigan. Ero alla diga. No, non ero alla diga, ero a Black River io, mi sa. Sì, ero a Black River. Aspettate, aspettate. Black River. Dove c'è la fattoria? Ancora devo scoprire le altre due mappe di qua. Pensate quanto sono indietro. No, ero alla diga, allora mi sto confondendo. No! Torniamo indietro! Michigan. Diga. Quanto lavoro ancora ho da fare. Allora, sono andata dove c'era la stazione di servizio, che appunto è qua, perché qua c'è la fattoria. A posto. Oh, ero qui. Ingresso garage. A posto. Eccoci qua. Oh, adesso ho un camion decente. Questo qua, e potrò utilizzarlo in questa mappa che andrà più che bene, lo so già. Dovrei riuscire a fare le missioni e andare avanti un po' meglio, più fluidamente, senza troppi problemi. Quindi comunque lo schieriamo, che tanto questo si utilizzerà. Esco dal garage, vediamo un po'. Guardate che è carino, però è carino, dai, col blu è carino. Allora, c'è anche la ruota di scorta. Allora, raga, io per questo episodio mi fermo perché comunque non ho il tempo di fare una nuova missione e portarla avanti perché ho comunque superato i 20 minuti e sapete che al massimo faccio episodi da mezz'oretta, quindi non è il caso. Comunque ho concluso la missione che era rimasta aperta, insomma, del precedente episodio. Ho comprato il camion nuovo, quindi può andare bene così. Per questo episodio, io vi ricordo di guardare in descrizione il link dove trovate il link per il mio canale Viola, dove streamo tutti i giorni dal lunedì al sabato e porto anche SnowRunner il venerdì sera. Come ho spiegato prima, lo gioco con i miei abbonati, quindi magari passate. E poi il link per comprare questo gioco scontato su Instant Gaming, il link per entrare a far parte del mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora, e il link del mio shop, il negozio web, dove trovate tante magliette, felpe, tazze, ci sono gli astucci, gli adesivi, cose molto molto carine. Se vi può interessare qualcosa, mi supportate economicamente. Mi raccomando, ragazzi, spolliciate, passate parola e alla prossima. Ciao a tutti!